tutti, sono Elisabetta, ma nei social mi chiamo Betta Scrap. Sono diversi anni che ho il canale YouTube, ma onestamente lo uso davvero poco. L'ho utilizzato maggiormente l'anno scorso quando ho fatto un'iniziativa che si chiamava Un Regalo al Mese. Questa volta sono stata contattata da Marzia Fappani per questo video tag, in modo di far conoscere un po' più a tutti che cos'è il card making. Onestamente io sono partita dallo scrapbooking per arrivare sin qui. Allora, oltre a me fanno parte di questa combriccola anche Jennifer Rustioni, Anto Trin e Valentina Padan, Bollilla Scrap. Allora, si tratta di rispondere a delle domande per far conoscere il card making un pochino più in generale e nel dettaglio. Le domande sono: la prima, da quanti anni conosci il card making? Allora, io ho iniziato a fare soprattutto scrapbooking nel 2004, quando è nata mia figlia Noemi, perché non amavo onestamente quegli album anonimi con la foto incollata e via. Da lì però ho avuto un'evoluzione, perché sono molto curiosa, mi piace provare tante tecniche diverse, quindi ho cercato nel corso degli anni di variare il più possibile, e in pratica ho iniziato a fare un pochino più frequentemente card making più o meno dal 2010-2011. Seconda domanda: quali sono i tuoi timbri preferiti? Allora, onestamente a me piacciono tutti, non ho una marca preferita, non ho un timbro preferito, onestamente non è che in una card deve esserci per forza il timbro famoso o un timbro di una certa marca italiana, straniera o che va di moda in quel momento. A me piacciono tutti i timbri, i fiori, i soggetti natalizi piuttosto che quelli estivi, piuttosto che i marchi famosi, onestamente mi piacciono tutti. Vado molto in base a che tipo di card devo fare. Se devo fare una card per la festa della mamma, di così di primo acchito mi viene in mente un sacco di fiori. Se devo fare un biglietto per un bambino, mi vengono in mente i palloni, i trenini. Quindi onestamente non ho un timbro preferito. La seconda, e poi con che cosa coloro? Io sono una vera schiappa, onestamente non so colorare, ammiro davvero tantissimo chi riesce a colorare, ma non devono essere per forza dei timbri cari, costosi, famosi. Anche qui io, quando vedo delle persone colorare, onestamente rimango davvero ammaliata per la bravura che hanno. Quindi anche lì, con cosa coloro? Principalmente coloro con i pastelli. Ho provato con quelli ad alcol, ho provato quelli ad acqua, onestamente non so fare. Quindi quando coloro, le mie card sono un pochino approssimative, diciamo così, però ci metto tutta la passione per questa cosa e quindi spero che venga trasmesso principalmente quello. Poi, preferisci acquistare nei negozi fisici, shop online o fiere? Io abito in un paese così piccolo che c'ha un semaforo, quindi negozi fisici di scrap, cioè, neanche a parlarne, è un puro sogno. Quindi prediligo acquistare online e quando riesco alle fiere. Onestamente, fiere del settore ce ne sono poche, perlomeno qui vicino dove abito io, quindi l'unica fiera che riesco ad andare a incontrare le mie amiche fatine è la fiera Mondo Creativo Bologna, quindi quando vado lì onestamente acquisto del bel materiale, altrimenti mi devo per forza di cose adattare con gli shop online. Allora, mostraci qualche card. Allora, questa è una card che ho realizzato l'anno scorso
Me la sono tenuta una cosa molto strana perché di solito quando creo delle card è per delle occasioni tipo compleanni, matrimoni oppure cresime, comunioni o per quello che è, per l'evento che è. Invece questa mi è talmente piaciuta che me la sono tenuta. Oppure se deciderò di regalarla a qualcuno dovrà essere davvero qualcuno di speciale perché mi è piaciuta tanto e penso che me la terrò per me. Un'altra che ho fatto è questa per la festa della mamma, che è quella con all'interno il bigliettino da scrivere, è tipo un pacco regalo, una delle ultime pubblicazioni che ho fatto. E poi ho questa Excel card che ho fatto qualche tempo fa, che è lo stesso ancora in mio possesso, ma ci rimarrà veramente poco perché, come dicevo, spesso e volentieri le regalo. E quindi sono le ultime che ho e non, da che mi ricordi anche nelle varie scatole, scatoline che dove tengo il materiale, non mi sembra di ricordare di averne altre. Allora, veniamo alla prossima domanda, che è la quinta, il tuo card maker preferito. Anche qui io non ho un o una card maker preferita. Onestamente io ammiro tutte le persone creative, tutte le persone che sanno creare qualunque cosa di qualunque genere, quindi di ognuno mi piace, che ne so, la tecnica, i colori, quindi non ho un card maker preferito o una card maker, perché veramente di una persona magari mi può piacere l'uso degli abbellimenti. Di un'altra persona mi piace che usa i colori chiari, di un'altra che usa i colori scuri. Non mi piace una persona in particolare, ma mi piacciono esattamente tutte, perché sono ognuna brava in una certa cosa, in un certo modo di colorare o di abbellire o anche di condividere. Anche il fatto che una persona pubblica su più social, che quindi riesco a vederla un po' dovunque. Quindi non ho una persona o un personaggio preferito. La prossima domanda è la sesta. Hai mai partecipato a dei corsi? Ritorniamo alla cosa iniziale, che qui da noi, perlomeno dove abito io, la possibilità di frequentare corsi non c'è. Non ci sono negozi che fanno corsi, o perlomeno io non ne sono mai venuta a sapere. Ho fatto un corso con la bravissima Eulalia, ma sempre Lalla, in occasione di un incontro tra scrapper marchigiane, e anche lì ho avuto modo di ammirare che cosa riescono a fare delle persone con delle matite colorate, davvero eccezionali. Quali sono i tuoi abbellimenti preferiti? I miei abbellimenti preferiti sono tutti. Tutti, tutti, vi può piacere il metallo, il legno, i fiori, le piume, i charm, la resina, che è un'altra delle mie passioni, che mi piace spesso mettere nelle card, tutto. Non c'è un abbellimento che in una card metterei o non metterei. Se reputo quel certo abbellimento giusto per quel tipo di card, io lo inserisco, a prescindere da quello che uno può piacere o meno. Veniamo all'ottava domanda. Preferisci biadesivo o colla? Allora, onestamente uso anche qui di tutto. Uso sia la colla che il biadesivo. Di solito uso il biadesivo, ultimamente lo sto notando che lo faccio praticamente sempre. Uso il biadesivo nel contorno. Magari al centro posso usare anche della colla, giusto per magari iniziare a tenere saldo il lavoro, però la colla mi dà anche la possibilità di rimuovere quel certo abbellimento, pezzetto di carta o fiore o quello che in quel momento ho usato, e quindi mi permette di rimuovere se avessi attaccato o incollato male. Invece il biadesivo lo uso veramente tanto nei contorni, cioè voglio che una volta che io ho incollato quel pezzo di carta, perché deve essere una Excel card piuttosto che una shaker, voglio essere sicura che da lì non si muova più. Nona domanda.
Mi viene da ridere perché sicuramente, come avete notato già dalla prima inquadratura, sono sulle scale. Al momento non ho una scrap room. Ho avuto fino a poco tempo fa una stanza per fare le mie creazioni, i miei pasticci, ma adesso in questo momento non ce l'ho perché è qui a casa dove abito e stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione, quindi al momento la mia scrap room è il sottoscala. Non è niente di speciale, ho inserito le fustelle dentro un carrello con le ruote, ho aperto un tavolo da picnic con sopra la Big Short, la taglierina, le varie fustelle, un po' di cose e il resto del materiale che mi serve più spesso lo tengo in garage. Ho buttato fuori la macchina perché ci dovevano stare le mie cose, e però in questo momento è così, non importa, pur di fare scrap mi adatto anche a farlo in sottoscala. Però so che presto avrò la mia scrap room e lì proprio mi divertirò a fare un bel video di quello che sarò riuscita a realizzare. 10. Tagga chi vuoi. Allora, onestamente mi piacerebbe taggare tutte le mie amiche creative, tutte le mie amiche che fanno card making. Mi piacerebbe taggarle tutte, quindi chi si reputa mia amica e ha piacere di farlo si senta taggata, però direttamente lo voglio fare a una delle mie fatine ed è la carissima Veronica, le idee di Penelope. Quindi Vero, se ti va, se hai piacere di fare questo video tag, sentiti liberissima di scegliere se farlo o meno. Io do un caloroso saluto a tutti, spero che questo video tag vi sia piaciuto e se anche voi volete farlo non c'è nessun problema, fatelo senza problemi. E nell'info box qui sotto metterò i link delle altre amiche che hanno fatto la stessa cosa e basta, tutto qua. Un grande bacio, ciao a tutte!